Con scala e modifica frame possiamo modificare la grandezza del livello sorgente, la sua opacità e anche la sua rotazione. Questi strumenti sono utili quando vogliamo ad esempio fare con la larghezza e l'altezza dei zoom, con l'opacità, effetti di solvenza e ovviamente con effetti di rotazione, tipo questo qua che ho predisposto. Come vedete c'è una rotazione, una dissolvenza e un ingrandimento dell'immagine.